Abbiamo fatto una proposta costruttiva, abbiamo chiesto di destinare un fondo per lo smaltimento dell'amianto e la raccolta differenziata e questa proposta fortunatamente è stata appoggiata anche da una parte della maggioranza. Si sono accodati a noi, hanno deciso di votare una proposta che anche loro hanno ritenuto costruttiva. Ridurre le tasse di 1,50 euro, 2 euro l'anno a famiglia sembrava obiettivamente risibile, meglio destinare 1,5 milioni di euro a fondi, a servizi più importanti per la città. Così Manlio Messina sulla decisione del Consiglio Comunale di reinvestire in progetti legati alla differenziata le risorse che avrebbero dovuto essere destinate a un abbassamento, seppur minimo, dell'imposta sui rifiuti. Una proposta di cui il presidente della Commissione Bilancio, Vincenzo Parisi, del gruppo Grande Catania, è stato primo firmatario e che ha visto i voti favorevoli di una parte della maggioranza, in particolare del gruppo Articolo 4. Una vittoria dell'opposizione, ma soprattutto dell'Aula, ha dichiarato Parisi, che si è detto pronto a rispondere alle critiche arrivate dalle file della maggioranza sull'inutilità di progetti di formazione sulla differenziata che, secondo alcuni consiglieri, si trasformeranno nell'ennesimo spreco di denaro pubblico. Il presidente della Commissione ha dichiarato: ci faremo promotori di corsi di educazione ambientale seri e la nostra proposta prevede anche molto altro: 80.000 euro da investire nella raccolta differenziata, 260.000 per la bonifica dell'amianto e dell'Eternit e 400.000 euro per il potenziamento delle isole ecologiche. I tempi della vecchia politica sono finiti e è il tempo di confrontarci su idee costruttive e sui reali bisogni dei cittadini, ha concluso Parisi.